Che cosa ci fai a New York? Come sapevi che ero a pattinare? Sono un medico della mente. Oh, papà. Sono a New York perché ci sei tu. Ho chiamato tua madre in albergo e ha detto che eri qui. Non è molto grave, ma da quel po' che ho visto tu hai un piccolo esaurimento nervoso. Che strano, non capisco perché. Probabilmente per l'arresto e perché non conosci il passo successivo. Invecchiato, davvero non riconosci il sarcasmo. E tu? Tieni, bevi. Sono un alcolista, non posso bere, ma grazie del pensiero. Per fare una diagnosi, credi di essere in un cocktail lounge adesso? Vedi camerieri con vassoi di champagne? Fammi sentire il polso. Hai trovato il polso? Sì, stavo ammirando il mio orologio. Vedo che ti stai animando, ma non ho la forza emotiva sufficiente per difendere il mio solito comportamento irresponsabile. Lo so, ho ricevuto la tua mail, ho capito che non sono il benvenuto come padre, anche se non me ne frega un cazzo se sono il benvenuto o no. Ma non sono qui nella mia veste di padre. Mi è indifferente se tuo padre è vivo o morto. Sono un terapeuta molto costoso e voglio regalarti una seduta. Credi che quello che mi serve ora sia un terapeuta? Sì. Tra poco mi aspetta il mio avvocato. Sei contenta di lui? Non ti ho cercato perché avevo bisogno di soldi. Avevo bisogno di mio padre. Dovessi mai spendere un centesimo. Sì, piccolo Tim, sei cresciuto in riva a un lago e hai sciato in tutto il mondo. Erano dure quelle case per poveri. Devo andare. Molly. Devo andare. Molly, torna a sederti. Cazzo. Allora, facciamo 3 anni di terapia in 3 minuti. Come? Farò quello che i pazienti supplicano i terapeuti di fare da sempre. Ti darò io le risposte. A cosa? Chiediamoci perché una giovane donna che a 22 anni ha un curriculum superiore alla norma si mette a gestire un giro di poker. Perché ho deciso di fare moltissimi soldi? È un vero arcano. Saresti riuscita ad arrivare al successo in qualsiasi cosa. Se avessi fatto legge avresti un tuo studio a quest'ora. Perché hai fatto l'altra cosa, invece? Non lo so. Droga. Hai iniziato con la droga solo alla fine. Non era il problema, era la medicina. L'hai fatto per controllare gli uomini potenti. La tua droga era avere il potere sugli uomini di potere. Lo pensi davvero? No. Ne sono sicuro. Hai completato il tuo primo anno di terapia. Ho visto un'opportunità, non pensavo a te. Ah, pensavi solamente a me. Non c'entravi assolutamente tu. Invece sì. Secondo anno, seconda domanda. Credi di essere stato un bravo marito? È essenziale? Sì, perché hai risposato con mia madre. E sì, perché mio padre è uno stronzo. Congratulazioni. Hai completato il secondo anno. Tuo padre ha cresciuto 3 figli con uno stipendio da professore. Uno è andato 2 volte alle Olimpiadi. È il 6° in ordine di scelta dei Philadelphia Eagles ed è un grande filantropo. L'altro è un chirurgo cardiotoracico al Mass General e la terza è riuscita a costruire un impero di milioni di dollari solamente grazie al suo cervello. Mi dichiarerò colpevole davanti alla corte. Beh, nessuno è perfetto. Come vedi, qualcosa di giusto l'ho fatto. Ultima domanda. No, devo andare. Ultima domanda, Molly. Io rispondo, ma tu devi farla. Devi fare la domanda. Perché non ti piacevo quanto i miei fratelli? Ecco qua. Mi piacevi. Solo che in alcuni momenti non sembrava così. Solo che non sembrava così? Sì. È la più grande stronzata mai sentita. Solo che non sembrava così. Cosa? Ah, ok, creavo continui problemi. Io rispondevo male, io
Mi sottraevo alle normali regole degli adolescenti. Ho usato il telefono dopo l'orario fissato, la tua macchina senza permesso. E ci sei entrata in un McDonald's. I ragazzi vengono puniti per questo, ma non vengono... visto, non lo sapevi che si ordina dal finestrino della macchina? Diventavi un'altra persona, la tua voce, ma sapevo il tuo che viso sapevi. Erano... Non ho sentito che hai detto. Ho detto... Sapevo che sapevi. Sapevo cosa? Cosa ne pensi dei seguenti concetti? Ora te li elenco tutti. Il matrimonio? È una trappola. Che tradivo la mamma. Lo sapevi. La società? È una farsa. No, non l'ho saputo fino ai 20 anni. Le persone? Non mi fido proprio. Lo sapevi da quando avevi 5 anni. Mi hai visto in macchina anche se non sapevi cosa avevi visto. Io non ho nessun idolo. Sapevi, tesoro. E io sapevo che sapevi. E reagivo così dalla vergogna. Tu hai reagito mostrando un disprezzo rabbioso per me. Andando con la mia macchina dentro un McDonald's. E volendo avere potere sugli uomini di potere. No. Quello era un depistaggio per farti arrabbiare. Sei ti ha tradito un rametto. Ok. 12 anni fa hai urtato un rametto. Capita una volta su 1 milione. Hai urtato un rametto. Questo è stato il tuo errore. Fine della seduta. È strano quanto si vada più veloci quando non si fa pagare l'ora. Io sono tuo padre. Cercare di capire quanto bene ti voglio sarebbe come tentare di visualizzare la grandezza dell'universo. Io non sapevo che ti avessero picchiata finché non l'ho letto nel tuo libro. È stato un modo assurdo di venirlo a sapere. Ti assicuro che voglio pagare qualcuno che trovi chi l'ha fatto per farlo fuori. Non dirlo neanche per scherzo. Non scherzo. Non era un rapinatore, papà, era la mafia. Anche se fosse il capo di Hamas, ti hanno messo le mani addosso, devono pagare. Papà, sto bene. Devo pagare. Papà, sto bene. No, devono pagare. Davvero, sto bene.